Un esploit come la Lega nel 92, Beppe Grillo, l'outsider, è il vincitore delle elezioni amministrative. Il Movimento 5 Stelle sfonda a Parma con un risultato intorno al 20% e quasi certamente piazza il suo candidato, Federico Pizzarotti, al ballottaggio. A Genova, praticamente in casa, il candidato grillino Paolo Putti si gioca il passaggio al secondo turno con l'avversario del terzo polo, percentuali fra il 14 e il 16%. A Verona Gianni Benciolini oscilla sul 9-10%, rischia di prendere di più del candidato del PDL. Un risultato clamoroso, il segno dei tempi, forse più dei successi nelle altre città. A Verona, 5 anni fa, Berlusconi chiudeva la campagna elettorale. La media nazionale del movimento è del 14-15%, 2-3 punti in più dei voti accreditati dai sondaggi. Grillo non si fa vedere, nessuna comparsata in TV, nessuna intervista, il modo consueto per marcare la differenza. Commenta su Twitter quasi minuto per minuto l'avanzata dei suoi, una vendemmia fuori stagione. Ballottaggio quasi certo a Budrio, Bologna, primo partito a Comacchio, Ferrara, glorioso secondo posto a Saonara, Padova col 18%, a Sarego, Vicenza, abbiamo il primo sindaco e la prima terza repubblica, avanti così, Belin. Ad Alessandria, venerdì scorso, all'ultimo comizio della campagna elettorale, l'entourage di Grillo si sbilanciava. Porteremo almeno un candidato al ballottaggio. Previsione azzeccata, sembrerebbe. Lui l'aveva buttata sul comico in una rarissima intervista, se così si può dire, di piazza. Ma sì, ma è una festa, vedi, non è un comizio, è una tunata, neanche Farinacci faceva questa roba. Volete... È una tunata, vedi? È una festa, non sono venuti a sentire un comizio politico. Lei ha detto gli altri non hanno capito. No, ma neanche io. Grillo, ad urne ancora aperte, l'aveva scritto nel suo blog. È finita per voi, finita. Quando uscite spegnete la luce, posate il mal tolto e chiudete la porta. Loro non si arrenderanno mai, ma gli conviene? Noi nemmeno, ci vediamo in Parlamento. Sembrava una minaccia, invece era una profezia.